Buongiorno a tutti, bentornati sul canale. Scusate per la voce, sono appena uscito dall'acqua. Adesso fra un po' bevo qualcosa. Oggi poco pesce. Mi sono fatto una bella nuotata a una punta rocciosa per cercare qualcosa di bello, ma non ho visto assolutamente niente. Poi sul fondo, quando stavo praticamente per rientrare, ho visto una serie di 18 tondi, tutti raggruppati in un unico punto. Era una cosa strana perché tutto intorno non c'era nient'altro di simile. Cioè, è come se uno avesse preso tre secchiate di ciottoli grossi e li avesse rovesciati sopra questa roccia. Mi sono detto, bah, una cosa strana, andiamo a vedere. Sono sceso, quando sono arrivato nei pressi di questo mucchio, ho visto il tentacolo del polpo in un piccolo buchettino. Allora mi sono organizzato, ho scaricato il fucile, ho tolto un po' di ciottoli davanti all'imboccatura della tana, diciamo. Sono riuscito con la mano a pungerlo in un posto vitale, però mi ha fatto tormentare, sono sceso almeno 10 o 15 volte, perché comunque un polpo grosso, si è arroccato, io in genere preferisco toccarli e farli uscire dalla tana. Però mi sono detto, se lo tocco questo ne esce, magari con la mano non riesco a strapparlo dal fondo e lo perdo. E quindi questo a volte, in casi eccezionali, lo punto praticamente. Una cattura strana, una cattura anomala, comunque un polpo vecchio, grosso, ha fatto la sua vita, si sarà riprodotto tante volte, è anche mezzo mangiato, si vede da qualche attacco di murene, quindi ha fatto una giusta fine, diciamo. L'importante è cercare di prelevare sempre esemplari abbastanza grossi e vecchi che hanno avuto la possibilità di riprodursi parecchie volte. Un bel polpo! Tentacoli rotti, mangiati da qualche murena, quelli che non sono stati rovinati sono enormi, bello, un bel polpo, ha fatto la sua giusta fine. Grazie per la visione, ci sentiamo presto. Un panorama stupendo. Questo è un ragazzo che ha perso la vita proprio qua. Mi pare di ricordare per un malore. Ma lo ricordiamo volentieri.